plastica vi lascia differenti, se dalla massa vi sentite indipendenti. Questa è la radio che suona Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera radioascoltatori carissimi, siamo tornati dopo un mezza settimana di pausa, perché martedì non ci siamo stati. Buonasera. Ciao Nino, buonasera. Sì, ma giovedì non ci siamo stati, siamo ritornati... Martedì non ci siamo stati. Nino, oggi è giovedì, tieni bene conto. Convinto che era martedì oggi. Martedì non ci siamo stati perché io non c'ero e quindi non abbiamo potuto fare la puntata. Ci siamo oggi, 23 aprile 2015, sono le 20:28. Siamo su Indifferenti, su www.radiobaiano.it. Piaria. Prendiamo aria e siamo qui con un nuovo ospite. Siamo con Guido Fiorenza. Voi direte, chi è Guido Fiorenza? È anfibio. Oh yeah. Buonasera a tutti. Come va? Tutto quanto bene, è un vero piacere stare qui con voi. Davvero siete delle persone fantastiche che ho appena conosciuto, abbiamo già colloquiato al di là del vetro. Davvero spero di tornarci presto qui. Bene, bene, siamo contenti quando tornano i nostri ospiti. Io, la mia curiosità, che poi è anche la curiosità delle persone con cui ho parlato, perché poi quando viene qualche ospite, io mi confronto pure con altre persone, passo pezzi. E una mia amica mi ha chiesto, la prima domanda che devi fare a Guido è, perché anfibio? Ma una prima controdomanda che faccio io, secondo voi è anfibio la bestia tipo il ranocchio o la scarpa? Secondo me la scarpa. Tu cosa dici? Lasciamo la votazione. Io credo che abbia a che fare con... Non per dire l'altra cosa, però... Sembra le cose tipo i programmi della Rai, sai che... Però credo che ci sia un qualcosa di molto studiato dietro al nome. Quindi, indifferentemente dalla scelta... Però devi decidere, è troppo facile dire così. Per me è l'animale. L'animale, ok, ha vinto l'animale. Perché era troppo semplice, cioè o meglio, c'è qualcosa, una caratteristica dell'anfibio forse... Che vi riprendi? Sì, esatto, è nato da un periodo di diversi anni fa, insomma, ormai parliamo quasi di 20 anni fa, quando insomma stavo cominciando a fare le prime band. E come ben sapete, le band insomma comincia, un componente va via, un altro viene, e, diciamo per dover completare ogni volta la line-up della band, mi sono trovato magari a fare il bassista, a fare il batterista, sempre cantando ovviamente. E questo rispecchia un po' la mia personalità poi nella vita quotidiana, nel senso che mi riesco ad adattare, credo, un po' a tutto, insomma. Tanto è vero che suono, ma contemporaneamente faccio un lavoro che è totalmente lontano dalla musica, faccio il programmatore. Ho fatto animazione nei villaggi, ho fatto il barista, ho fatto diverse situazioni, sono stati quindi in diversi mondi. E mi sono sempre trovato benissimo, mi sono tra virgolette fatto voler bene, insomma. Quindi in questo senso questo l'ho trasportato poi nella musica, quindi ho iniziato facendo chitarrista addirittura solista. Mamma mia, amici che mi conoscono diranno mamma mia, Guido a fare chitarrista solista. E ho cominciato così, poi sono passato per grazia di Dio alla seconda chitarra, poi ci è mancato il bassista, sono andato al basso e quindi ho suonato il basso cantando. Ci è mancato, non è che è morto, ci è mancato per un periodo il batterista e sono stato quindi alla batteria sempre cantando. Quindi insomma questa cosa qui mi è venuta in testa, questo fatto anfibio da un pezzo di Litfiba. Sono un grande fan di Litfiba. Yeah! Io Baiano, io ti amo! Ti amo! Saluto il nostro amico Piero, certo, salutiamo, perché ci ascolta tutti, sì, i giorni. Ciao Piero, ciao. Ciao Piero, ragazzaccio. E dal pezzo Goccia a Goccia, a un certo punto diceva anfibio dell'anima, e lì appunto mi sono ritrovato parecchio in questa frase, e da lì appunto anfibio, cioè quindi i diversi mondi dell'anfibio, sai, che tra terra e mare, acqua. Da quanto tempo tu c'è questo progetto anfibio solista e cosa invece c'era prima? Allora, anfibio è nato un annetto e mezzo fa alla fine, è una cosa abbastanza recente, infatti mi manca ancora parecchio materiale, nel senso che adesso sto allestendo anche il canale YouTube, la pagina Facebook è abbastanza giovane,
Mentre prima, insomma, è un lavoro che è iniziato fine anni 90, quindi parliamo del 97-98. Ho cominciato con questa band che si chiamava Neurotic. Da lì magari partiamo col sondaggio per radiosondaggio per perché Neurotic? diciamo, questa band, insomma, è durata fino al 2007, tipo. Ci sono state diverse formazioni, io sono andato a suonare un po' tutte le posizioni della band, e facevamo sia cover, però ovviamente il progetto principale erano i pezzi che principalmente scrivevo io e poi arrangiavo insieme a tutta la band. E poi è stato, diciamo, un momento di buio dal 2007 fino al 2010, dove probabilmente ho fatto piccolissime apparizioni, diciamo, in qualche band, in qualche concorso, però, diciamo, pensavo di aver appeso proprio la chitarra o il microfono, insomma, al chiodo. E invece poi tutto è rinato a Roma. Stavo lavorando, ancora oggi lavoro a Roma. Chi mi conosce sa che faccio il pazzo avanti e Pendolare. indietro da Roma, tra Roma e Napoli. E stando a Roma, ho fatto i primi 2 anni, insomma, di lavoro lì a Roma. Ho fatto un creato un annuncio, insomma, cercavo una band, e mi hanno accolto i Space Needle, che praticamente è una band, facciamo grunge a 360 gradi. E ne sarà contento, non ricordo il nome, Carlo. Carlo, sarà contento Carlo sentire queste cose. Facciamo quindi a 360 gradi grunge. E da lì poi ho detto: ma sai che c'è di nuovo? Magari provo a rimettere in mezzo i pezzi che avevo scritto un botto di anni fa. Infatti, appunto, sono pezzi che quasi non riesco più a riconoscermi in quelle parole, insomma, che ovviamente poi uno matura, comincia a vedere anche il mondo in maniera diversa. Però è come se fossero dei miei figli, insomma, quindi ci sono affezionato e credo che sia giusto, appunto, non modificarli troppo. Quindi, magari ho dovuto fare alcune piccole modifiche tecniche, insomma, perché magari era un pezzo che durava una vita, gente che invecchiava sentendo un pezzo mio, ho detto: forse è meglio che sta parte alla 15 minuti croce. di Sì, quelle pezzo, cose dice: ah, mamma mia. 4 di assolo di chitarra. Sì, e quindi cominciavo sia ad accorciarli, che effettivamente diventava un pezzo alla Pink Floyd senza averne le qualità dei Pink Floyd. E quindi, diciamo, più che altro questo. Cos'è, a livello di stile, è cambiato qualcosa un po' dai Neurotic ad Anfibio? Sì, sicuramente. Forse sono un po' più cattivo rispetto ai Neurotic. Anche perché forse è triste dirlo, però forse sono anche io che sono un po' più cattivo rispetto a 15 anni fa, dove, diciamo, stavo ancora nel mondo delle favole, delle fiabe. Forse sono rimasto ancora romanticone come 15 anni fa, però, insomma, anche il fatto di cominciare a lavorare a Roma, che è una città molto particolare, insomma, mi ha creato una sorta di corazza, insomma, esterna, insomma, la pellaccia, insomma. E oggi, insomma, se dovessi scrivere oggi un pezzo, sicuramente farei qualcosa che ha a che fare, sui pregiudizi che ci sono. Su noi ragazzi del sud, su Napoli, che sono battaglie che affronto ogni giorno lavorando a Roma. Altra cosa, insomma, crescendo ho cominciato a conoscere sempre di più la vera storia della nascita della Grande Italia, e quindi sicuramente farei un pezzo sui briganti. Quindi, diciamo, i pezzi vecchi più che altro erano un modo per creare una sorta di vetro per vedere com'ero dentro, insomma, per mostrare alle persone chi voleva sentirmi, insomma, che aveva la pazienza di ascoltare 15 minuti di pezzo. insomma, quello che avevo dentro, come reagivo, o anche i miei sogni, insomma. Mentre adesso sarebbero più brani di, no, protesta, però, insomma, sono sicuramente un po' più arrabbiato verso la vita, va. Prima di mandare un pezzo, perché ora ascoltiamo un po' il passato di Guido, quindi qualcosa dei Neurotic, e poi magari ascoltiamo qualcosa live di suo. Voglio ringraziare, perché Guido è qui? Chi ce l'ha mandato? Sai chi ce l'ha? È una persona che ci manda un sacco di gruppi a noi Adesso mi indifferenti. sfugge il nome, però so di chi stai È parlando. Daniele dell'associazione Picking Up, che ci ha mandato Guido, ci ha fatto venire Yonda 33, ci ha fatto venire Dani Non Portano Qui, tutti i raccomandati di Che saluto, Daniele, sì. perché riconosco, saluto dei ragazzi di Onda 33.
anche i treni. Anche loro ti ricambiano. Sì, sì. So che ti ricordi il ragazzo dal cognome strano? Matteo. Sì, Matteo. Matteo, il tuo cognome non riesco a dirlo. Ogni giorno mi Mikatovic, Mikatovic. Salutiamo Matteo se ci sta ascoltando. Matteo Mikatovic. Mikatovic. E Daniele, che poi tra l'altro Daniele a maggio verrà qui per parlarci un po' di cosa fa lui con l'associazione. Finalmente avremo qui il soggetto che ci raccomanda tutti questi artisti. San Daniele. San Daniele, che però sono bravi. San Daniele da Picking Up. Da Picking Up. Quindi ne facciamo una pausa, ci ascoltiamo Ombre dei Neurotic, vecchio gruppo di Guido, in arte Anfibio, e noi torniamo fra poco. Ok. Ci sono ombre che ti deviano, senza forma ti spiano, dietro tutto se la ridono, poi nel buio muoiono. Ombre che scappano via lontano in un presente ormai cambiato, altre che ti aiutano senza apparire ti salvano. Salvano. Sono ombre che lasciano la scia, tracce che danno malinconia, ombre di fantasmi del passato, ombre che sono quel che sei stato, ombre che si assottigliano, volano sui muri e poi scompaiono, altre che vorresti rivedere, altre che vorresti raggiungere. Come
Siamo ritornati. Siamo ritornati, eccomi qui. Abbiamo ascoltato Oltre i Neurotic, vecchio gruppo di Guido Fiorenza in arte anfibio, che è qui con noi perché si è collegato soltanto adesso. Sono ora alle 20:44. Nino, parla un po' tu, fatti conoscere. Ciao a tutti, mi chiamo Nino, ma in realtà mi chiamo Biagio, 23 anni, no, niente, va bene. No. Sogna nel cassetto. Il cassetto? Non sì. Aprire questo argomento, chiudiamo perché lui ultimamente ha un grande sogno. Aia. Che no, non lo voglio dire. Per scaramanzia. Il suo sogno in realtà è un acquisto, lui proprio sogna di acquistare un oggetto. Sì, in realtà sto mandando avanti una campagna di crowdfunding perché io voglio acquistare l'oggetto che rivoluzionerà, se non già l'ha fatto, il mondo. Cioè, visto che non se ne può più dello smog, dell'energia sporca. Energia sporca. Energia sporca. Ma c'è un sito che ha avuto l'idea di realizzare un bracciale la cui funzione è quella di creare energia pulita. Il sito in questione è Pornhub. Pornhub ha realizzato un bracciale che dietro un dispositivo cinetico recupera l'energia affinché tu poi puoi caricare il tuo dispositivo. Mi preoccupa un po' come si crea questa energia, però. Quindi se hai il telefono scarico, la macchina elettrica o altro, hai questo bracciale a disposizione. Dall'altra parte del vetro sorgono dubbi su chi possa possedere in Italia questa macchina elettrica. Cioè, anche se è la bicicletta elettrica e si scarica, tu hai il trapano, ti serve il trapano in quel momento, una mensola se n'è caduta, si è scaricato il trapano, se ne dà la corrente, c'è cioè solo quel bracciale, ti salva la vita. Forse si è tolta la mensola, non viene la corrente. Oh, quindi... Però Nino, voglio farti i complimenti perché tu puntata dopo puntata riesci a spiegare sempre meglio come si usa questo oggetto, riesci a inventare nuove cose, e a spingere i nostri radioascoltatori a fare il crowdfunding con te. Ricorda quanto hai accumulato ai nostri radioascoltatori. Allora, l'altra volta mi hanno mandato 10 euro, oggi mi ha dato 5 euro, quindi siamo a 15 euro. Ce la possiamo fare. Non so si sa quanto costerà questo bracciale, roba, però ho 15 euro. Quindi ma una cosa solo che non ho capito, lo stai brevettando proprio tu? No, non esiste già in commento. Non ancora esiste, è solo presentato il progetto. Lui vorrebbe fare da cavia. Da cavia, quindi devo mandare i soldi a loro. Secondo me mi puzza un po' sta cosa, però cioè, mi fido, alla fine è un sito affidabile. Certo. Cioè, i 6 milioni di visualizzazioni che fa comunque, roba male. Comunque dopo questo piccolo siparietto di cabaret, okay, di varietà, perché non provi a fare una domanda seria? Ah, la mia domanda seria è questa. Allora, cosa hai cercato di prendere The Neurotic da questa onda, la prima traccia ombra che abbiamo ascoltato, e l'hai portato nei tuoi nuovi progetti? Ma è, come dicevo prima, una parte delle sonorità, sicuramente la struttura non proprio standard del pezzo. Sto scrivendo già adesso altri brani e gli arrangiamenti cerco di farli fregandomi, insomma, delle strutture standard, strofa, ritornello, strofa, solo, e finisce lì, insomma, anche perché anche dai gruppi che ho sempre sentito sono sempre un po' fregati, insomma, di queste strutture, quindi sono cresciuto piano piano con questa forma mentis. Però come dicevo prima, sicuramente il sound magari più cattivo rispetto al passato, sì, mentre invece la sessione ritmica sicuramente ero molto legato alla struttura, soprattutto alla batteria, l'ero della mazzata che teneva il vecchio batterista, degli stacchi, e quindi un po' quello mi porto dietro. Sicuramente mi porto dietro anche il sound degli ultimi progetti che ho fatto negli ultimi anni, che parliamo di Tribute Band. Tuttora sto con la Tribute Band De Negrita a Napoli, anzi saluto i miei fratelli dei Verso Sud, e prima dei Verso Sud avevo un'altra Tribute Band De Negrita che ora non esiste più, e saluto anche loro, Ye Negrita, e quindi sono
comunque tutte esperienze che ovviamente ogni volta che ti trovi in un progetto nuovo con persone diverse, nel bene o nel male, insomma, ti arricchisci, insomma, quindi sono cose che mi porto dentro. E quindi mettendo insieme tutti questi pezzi insieme, sicuramente nei pezzi nuovi sarò un po' più cattivo rispetto al passato. A proposito di Negrita, io so che dall'altra parte Carlo vorrebbe fargli questa domanda. Per chi non l'ha capito, il suo gruppo preferito è Tiziano, cioè lui ama Tiziano Ferro in realtà. Lui, oltre ad essere un fan degli Alter Bridge, di Gigione, di Gio Donatello, ma soprattutto di Doni Tammaro, ama tantissimo, non potevamo non dirlo. Ama tantissimo i Negrita, e quindi ti faccio questa domanda al suo posto. C'è da dire che lui ama tantissimo i Negrita, tanto da aver dichiarato il suo amore verso Pau. E salutiamo Pau, che come ho detto già la scorsa volta quando sempre. Sono venuti di Onda 33, sì, ci ascolta ininterrottamente. Allora, ciao Paolone. È vero che hai chiesto a Pau di andare a letto con lui? Quindi sì, è vero. Comunque, quindi c'è da dire questa cosa. Non... Mi ha risposto, gioia infinita. Sì, sì. Quindi ti faccio questa domanda che lui vorrebbe farti. Cosa ne Posso pensi? Mettermi la cuffia, anche se non è... Vai. Cosa ne pensi dell'ultimo lavoro dei Negrita? È una domanda molto difficile. Io aspetto 10 secondi per staccare. Allora, Paolo, no, Paolo Bruni, fosse Paolo, te piace collere. Allora, io sono un grandissimo fan dei vecchi Negrita, quindi fino al 2001 ero attaccatissimo, fino alla Radio Zombie. Seguivo anche 2-3 concerti per tour, quindi ero proprio attaccatissimo. Poi, la fase latina, purtroppo non rientra proprio nel mio raggio di ascolto, insomma, quindi... La fase latina li ho abbastanza abbandonati. Ora hanno cambiato di nuovo marcia, diciamo, e sicuramente non è paragonabile ai vecchi lavori, che per me rimangono quelli veri Negrita, il vero marchio di fabbrica. E io sono andato l'altro ieri al concerto a Roma e li vedo che l'energia è sempre la stessa, cioè loro sono dei animali da palco che vorrebbero fare sempre pezzi alla cambio, insomma. E invece si ritrovano a fare dei pezzi che comunque sono abbastanza commerciali, più mollicci. L'ultimo album, devo dire la verità, ve lo consiglio di ascoltarlo bene, perché non è proprio semplicissimo, nel senso che al primo ascolto io pure ho detto mamma mia, ma che hanno fatto. Invece poi è particolarissimo, è un da pezzo a pezzo nell'album sono tutti diversi. E quindi non è come magari album precedenti, dove magari avevano il sound latino e quindi poteva piacere o non piacere. Lì trovi il pezzo magari un po' più rock, il pezzo che è un po' più alternativo, il pezzo new wave, insomma. Loro sono andati molto più alle origini. Infatti in alcune interviste c'è stato qualche malinteso, perché loro dicono siamo tornati alle origini, e molti dicono ma le origini di che? Cioè voi state a fare cambio, pezzi mamma e pezzi un po' più pesanti, mo state comunque più leggeri. Loro dicono no, siamo andati proprio molto più indietro, perché loro prima si chiamavano Inudibili, si chiamavano, e facevano new wave. E quindi insomma è un album che io in realtà consiglio almeno di ascoltare più volte, però non una più sola volte, volta, perché anche per esempio il singolo, il gioco, io all'inizio li ho fatti neri sul web per dire ma di che stanno a dire, dicevano che spaccava, ma invece poi ascoltandolo, anche suonandolo, l'ho apprezzato di più, questo musicalmente. Riguardo i testi, secondo me negli anni sono migliorati tantissimo. Sono passati da fine anni 90, che facevano i testi con rime baciate del tipo mette davvero per quello che dai, vuoi troppo e lo sai, queste cose così, fino a, appunto, già dall'Uomo Sogno di Volare, testi molto più impegnativi, che vanno nel sociale, anche testi scomodi come per esempio il libro in una mano, una bomba nell'altra, sì. che è una critica insomma al mondo della Chiesa, dal Vaticano, quindi insomma sicuramente più impegnativi rispetto al passato. Magari dopo Fuori Onda avrà tempo anche di confrontarsi con Carlo, perché... sarà acceso Carlo può anche entrare dentro, tanto dopo i fan di Vasco Rossi che lo odiano, magari pure anche tieni qui da, cioè no, perché in passato Carlo ha avuto un acceso diverbio su una pagina Facebook di un noto magazine web. Carlo ha avuto una di queste diatribe con alcuni fan di Vasco Rossi,
quindi è ricercato, è ricercato, già ricercato da, dal web, da questa pagina eroina bannale. Nino, guarda, io vorrei cominciare a fare qualche mia domandina. Se tu vuoi introdurre la mia rubrica, la rubrica più amata dal web. La buttiamo così, visto che comunque lui è da solo, quindi non puoi fare domande, i difetti, i pregi. No. Quindi già quella te la sei, ti sei salvato da quella domanda. Ebbene sì, oggi credo che Francesca vincerà, ma non si sa ancora, questa sfida che abbiamo iniziato un paio di settimane fa. Praticamente la nostra cara Francesca in realtà ha come secondo nome Ansia. È vero che l'ho messo io sto nome, l'ho battezzato io così, per chi ha una rubrica. Questa rubrica sono delle domande facili, come dice lei, che in realtà inizialmente erano 5 domande, e faccio 5 domande al gruppo che viene o all'artista che viene, su botte e risposta, facili così. Da 5 siamo andati a 8 domande. Da 8 domande sappiamo quando iniziamo, ma non c'è mai una fine. Questa, quindi da questo stop and go è andata Ansia Go Go. La rubrica Francesca però la sta perdendo sonoramente. Chi lo sa oggi come andrà a finire? Io sono pronta per partire. C'è anche la sigla per questa. No, in realtà stiamo cercando di convincere Carmina Burana per concederci la canzone. Ma tu posso chiamarlo ignorante? Sì. I Carmina Burana non sono un gruppo, è una composizione. E vabbè, comunque devo. Anzi, più Karl Heinz, Karloff, come si chiama? Karloff. Che ormai sarà deceduto. Non proprio. La canzone non ha superato i 100 anni da sua riedizione. Quindi, cara amica Francesca, non possiamo mettere Karloff i Carmina Burana. E ci verranno a denuncia. Quindi, a te lo scettro, il microfono. Allora, questa, mo ti spiego in realtà cos'è questa rubrica veramente. È una rubrica per farti conoscere in maniera divertente ai nostri radioascoltatori. Quindi ansia, veramente dalla A alla Z. Ok. Partiamo da un livello di ansia 0 ad un livello d'ansia crescendo fino a 10. Domanda numero 1. Pronto? Vai. L'ultimo disco che hai ascoltato per intero? Ultimo disco che ho ascoltato per intero? Oddio. John Butler Trio. Sì, può andare bene. È un grande artista che mi ha ispirato pure per fare il One Man Band, perché lui insomma suona davvero di tutto. E mi ha dato ascoltarlo e ascoltarlo anche dal vivo, vedendo anche dei video ovviamente in rete. Ho visto questa sua carica, mi è piaciuta tantissimo. Sono in 3 ma sembra che sono in 300. Comunque ve lo consiglio. A proposito di One Man Band, la domanda c'è lì, c'è sul piatto. E esce dalla rubrica, cioè, Francesca adesso uscite dalla rubrica. Non sai. Allora, senti a me. Allora, hai sentito, hai visto che abbiamo iniziato, ok? Adesso non sai quale domanda ti fa, perché tipo esce, entra, fa la pausa, su, mi stai suonando, fermati un attimo. Ma secondo te il pezzo che. Cioè, quindi è iniziato così, la rubrica è questo. In realtà non sono le domande, è quello che crea attorno. Ma tipo mentre sta parlando fa, ma tu la matriciana come la fai? Visto che sono via a Roma, cosa preferisci? No, perché visto che parliamo, lui è un uomo in band, lo sapevi? Non l'avevo capito, mi devi credere, guarda. Pensavo che il gruppo stava aspettando fuori, che avevamo fatto. No, parte. Io volevo sapere quali sono i vantaggi magari di suonare da solo, e invece quando sei da solo cosa ti manca delle dinamiche di gruppo? Allora, le cose positive è che diciamo non posso sbagliare da solo, cioè nel senso che se sbaglio vado avanti e finisce lì, non devo guardarmi. Generalmente quando si sbaglia qualcosa sul palco, la prima cosa che si fa, diciamo, no, diciamo all'inizio era panico, piano negli anni uno comincia a guardarsi con la band per dire oh, qua è sgarrato, che facciamo? Insomma, quest'ansia, tornando alla questione dell'ansia, non c'è, perché se sbaglio qualcosa continuo tranquillamente. Vado con una solo di armonica, lo faccio un po' più lungo, nel frattempo dico che devo cantare, cioè queste cose qua. E questo diciamo è il lato positivo. Gestisco qualunque cosa, perché ovviamente sono da solo, gestisco il tempo appunto con il tamburo a terra, sto con la chitarra e l'armonica, e quindi gestisco qualunque cosa, anche se voglio cambiare qualcosa mentre suono, ho tutta la libertà di modificare qualunque cosa. Cambiare la versione al momento, quindi questo è una cosa molto positiva, che ovviamente per farlo con una band dovrei avere magari 20 anni di live con determinate persone che non, capito, raggiungi quella sintonia. Che ormai ti guardi con col bassista e capisci che
devi fermarti, ripartire. Quindi quello è il lato positivo. Il lato negativo è che io amo proprio suonare con la band, quindi posso dire, diciamo, comunicare sul palco, al di là di quello che cerco di trasmettere al pubblico, proprio comunicare anche con la stessa band sul palco. Quindi per me stare da solo è... soffro un po' di solitudine in questo senso. Quindi mi cerco la band attorno, non c'è nessuno. Mi giro. Immagino questa scena tristissima. Mi giro e si ferma e dice: perché sono solo ragazzi? Mi giro e trovo quello locale. Vai, vai, vai. Birra. No, via qualcosa e suona con me. Infatti è una cosa simpatica però che ho creato nel tempo, è che invito generalmente ovviamente i miei amici, insomma, alle serate, e quello che dico sempre, dico: ragazzi, venite con uno strumento, qualunque cosa, va attaccata al mixer e fate qualche pezzo. Bellissimo. Insieme, che è una cosa che piace tantissimo. E il massimo è stato a fine dicembre, suonavo ad Aversa, a un locale, vabbè, magari non facciamo pubblicità, no, lo possiamo fare. Alla grandissima, allora, al St. Patrick, e saluto anche Cuono, un mio grande amico. E lì appunto, visto che stavamo sotto Natale, stava mio fratello che veniva dall'Estonia, ho creato sta serata simpaticissima, che è venuta un sacco di persone. C'avevo quello che si faceva 2 o 3 pezzi con la tastiera, il chitarrista blues che si faceva altri 2 o 3 pezzi, un macello di gente. Bello, però. E quindi lì, diciamo, non mi è mancata la band perché avevo una famiglia dietro proprio. Quindi questi sono i lati positivi e negativi. Che cos'è questo rumore? È una bomba, è una certo. Bomba, una sì, bomba. È tutto sincronizzato. E invece qual è quello cardiaco che ecco. Qual è invece quella canzone che ultimamente ti ritrovi ad ascoltare più spesso? Oddio, che mi bombardo di musica. O che ti obbligano ad ascoltare? No, quella mai, non mi possono mai obbligare. No, qualche volta che mi hanno obbligato ad ascoltare la musica è stata magari in macchina dove non ero io alla guida. E quindi tra le peggiori torture dell'età moderna. L'ultimo pezzo è stato Gold, della colonna sonora di un film che si chiama Once, di cui hanno fatto anche il musical, e ve lo consiglio. Sì, è no? Un gran bel pezzo, Once. Il Gold, vuoi dire? Il film l'ho visto. Ah, ok, ok. Bello. Ed è un gran bel pezzo. Questo fatto, diciamo, in versione musical è fantastico perché ci sono anche lì 3.000 strumenti. Stanno 3-4 violini, stanno una cosa come 6-7 chitarre acustiche che zappano proprio fortissimo. Un bel pezzo. Vedi, te lo consiglio, guardalo questo film, ti piacerà. Guarda, terza bello. Domanda, il complimento più bello che Anfibio ha ricevuto e la critica più severa? La prima è difficile da ricordarmi, ma hanno fatto un complimento. No, sicuramente... Quello è quello che in realtà è di vedere. Sì, infatti c'è stato un mio amico appunto che è stato qui poco tempo fa, salutiamo sempre il nostro Matteo Mikatovic, che scherzando dice che sono Eddie Vedder, ma magari come paragonare, come dicevo prima, Zapata a Maradona. Ma sono un grandissimo fan di Eddie Vedder e dei Pearl Jam, e forse quello sì è un grande complimento, un grandissimo complimento. Forse un complimento che però mi è piaciuto tantissimo, che una volta mi dissero che ero vero, poi ho detto: ma in che senso? È una parola talmente generica, che dicevano che quando suonavo riuscivo a trasmettere parecchio quello che stavo cantando. E quello secondo me è stato un grandissimo complimento, che vuol dire che effettivamente, cioè, la cosa importante è raggiungere poi il destinatario, no? E quindi anche questo poi è stata una scelta mia, quello di scrivere sempre in italiano. A me sarebbe piaciuto tantissimo scrivere in inglese, anche perché qualunque cosa scrivi in inglese c'è niente da fare, l'inglese bene. È figo, cioè qualunque cosa canti in inglese, però arriva di meno magari. Però sicuramente, dal punto di vista, come dice Marco Marfè, a Napoli devo ancora arrivare l'inglese. sta arrivando niente proprio. Sicuramente è come mandare una lettera e poi nessuno, in pochi la sanno leggere, quindi sicuramente in italiano è piuttosto scrivere, trovare anche soprattutto i suoni. Citando prima Piero Pelù, secondo me
gira un po' questo, questo ostacolo facendo e quindi rende un po' più musicale il tutto. Quindi, però è stata una genialata appunto di Piero Perù, sarebbe ridicolo oggi che ognuno fa E la critica invece? La critica purtroppo è non che io sia oh mamma mia questo che si crede di essere, però ci sono poche persone che parlano secondo me in faccia. Quindi secondo me sono pieno zeppo di critiche, però non le conosci di persona. Faccio fatica a conoscere persone che tra virgolette hanno avuto, diciamo, non il coraggio, perché molti si fanno il problema di dirmi in generale, credo molti si fanno il problema di parlare in maniera diretta, di guarda secondo me stai sbagliando in questa cosa. Forse come critica che mi è rimasta un po' dentro è stata una volta che stavo in concorso ai Team Tour e ci stava questa tizia che presentava, che solo perché cantava in italiano cominciò a dire però mi ricordi un po' Piero Pelù, ah no, forse un po' Ligabue, ma perché? Cioè a un certo punto cominciavo io a fare le domande a lei e lei non sapeva dirmi il perché. E lì forse mi sono fatto un po' il problema negli anni, parliamo di 14 anni fa, quindi ancora me lo ricordo come cosa, dire forse il fatto di cantare in italiano ti etichetta subito. Però credo sia un po' un problema comune, cioè quando sentiamo un pezzo inedito la prima cosa che faccio a me questa cosa mi ricorda un po'. È vero, no, questo sì è vero, si fa, è un errore che facciamo, lo faccio anche io molto spesso, questa cosa ricorda un po' Battiato. a proposito veniamo alla domanda un po' più cattivella. Ahia, ok, allora caro, poi gli diamo un caro attimo Guido di pausa, poi, però senti, è vero, siamo soltanto in tre, quindi si respira già un'aria migliore, non trovi? Sì, vero che anche di suonare, non gli fai troppe domande. Però la vogliamo fare adesso la domanda cattiva? Sì, adesso, dai. Fai così, dopo suona, non so, come suona. Caro Guido. Vai. Allora, bisogna che tu ci dica un gruppo che consiglieresti, un gruppo campano che tu consiglieresti ai radioascoltatori e un gruppo che invece non consiglieresti. Mamma mia. Torniamo al discorso di prima, tu mi vuoi far avere dei nemici, insomma. Io l'avevo detto che portava l'ansia. Allora, cominciamo con la cosa facile. Consigliare. Con il consiglio io consiglio Sulla Ventre Bianco. Un gruppo che, se non sbaglio, sono di Fratto Maggiore. Li ho sentiti per la prima volta a una festa, che poi detta così sembra, mamma mia, dove stavo? Una festa clandestina, nel senso non c'erano i permessi per fare questa serata in spiaggia, una serata bellissima, c'erano tre band e ti parlo che sarà stato tipo il 2004 o 2005, era Monte di Procida, tutte le band si portarono, passando sopra degli scogli, portarono gli amplificatori, tutto quanto, non so come trovarono la corrente. Comunque fu una situazione bellissima e conobbi lì questa band fantastica, Sulla Ventre Bianco. Bravissimi, li consigliamo anche noi. Li senti lì in spiaggia e dici, mamma mia. E ovviamente erano proprio gli inizi proprio. E poi a distanza di anni, passando per il centro storico, che io adoro il centro storico di Napoli, sono cresciuto lì, e trovai a un certo punto una locandina di loro che stavano addirittura in tour, che dovevano andare a suonare in un centro sociale a Milano. E pensai, mamma mia, cacchio, davvero hanno fatto strada. E adesso poco tempo fa ne parlavo con il mio bassista di Verso Sud, Pasquale. Ciao Pasquale, ciao Pasquale. E appunto stavamo vedendo un video di Sulla Ventre Bianco e ho pensato, mamma mia, ancora quanta strada ancora hanno fatto. Quindi no, una band che mi ha colpito subito all'istante. E può sembrare di quelle band che magari non mettono troppi effetti, sembra che sono molto puliti, ma poi sta a un certo punto sempre un punto nel pezzo che partono e finalmente spaccano, insomma, spaccano. Prossima domanda. Lei non dimentica, sappilo. Ma non posso fare il nome, il ladro, dimmi chi è. Guarda, oggi voglio essere buona.
E voglio lasciare che Guido si astenga. Lo sai che in questo momento stai ammettendo la tua sconfitta? Lo so, però. Cioè, tipo, perdersi la sfida dell'ansia e automaticamente vinco io. Se tu non fai la tua domanda. No, posso dire invece, se io non metto ansia a Guido, la vittoria è mia, perché io dopo che. Perché io tu sostieni tu non, che non la rubrica. Fai, tu non gli fai la domanda, che questa domanda è quella. Ma che non è vero. Possiamo fare, possiamo scendere a patti. Ok, che so, sembra sono quello che no, le certe domande non le accetta. Possiamo scendere a patti. Non faccio il nome, però dico le cose negative di questa band, secondo me. Ok, così. Sì. Può andare. Faccio una via di mezzo. Va bene. Ascoltatori che dicono. Ok, si può farlo, eh. Questa band che inizia per. No, non dico manco l'iniziale. È una band che insomma ha sole, cuore, amore. Insomma, mm-hmm. I testi sono tutti sole, cuore, amore. E stesso loro, cioè che ho parlato con loro, stesso loro in realtà di base dicono: no, ma noi è una cosa che dobbiamo cercare proprio di sfondare. Quindi facciamo il pezzo più semplice possibile. Pochi accordi, poche cose. Cioè, è una cosa che. A me mi ha lasciato un po' così perché secondo me sono meccanismi che arrivano quando eventualmente arrivi a un contratto discografico, fai parecchia strada e quindi sei sotto le leggi del mercato. Quindi c'hai un produttore, un'etichetta che magari ti spinge a fare determinate cose piuttosto che altre. Farla adesso quando appunto non siamo nessuno, insomma, secondo me è davvero triste. E quindi insomma avere già questi schemi perché l'obiettivo è quello, quindi non ti interessa cosa stai comunicando, cosa stai portando in giro, ma è perché l'obiettivo è quello, è un po' triste. Poi scopriremo magari a microfoni spenti qual è il nome di questo gruppo, che io non vi dirò perché rispetto la scelta di Guido. Oppure a pagamento si fa tutto. Nel frattempo che io scopro il nome di questo gruppo, ci ascoltiamo un'altra canzone dei Neurotic, vecchio gruppo di Guido Fiorenza aka Anfibio aka e cioè Madrenalina. Noi torniamo fra poco sempre con la Crystal.
Mentre fuori si parlava di meloni, di cocomeri parlavamo di e politica, ragazzi. di altro, noi abbiamo preso la chitarra. Noi, Noi Guido ha preso la tre abbiamo preso la chitarra. chitarra. Abbiamo sostituito la chitarra per Cioè, Guido. non siamo come i ragazzi di Venditti che stanno in tre a prendere la chitarra e uno solo col E pianoforte Carlo sulla portava il spalla. pianoforte. Dopo... No, quella è la cazzimma. Cioè, come vuoi spiegare la cazzimma anche con questo? Cioè, tre che portano la chitarra e uno porta il pianoforte con la spalla. Sfruttamento proprio. Io per questo odio Venditti. Come... Qui è il problema suo. Comunque, io sono curiosa di ascoltare Anfibio dal vivo. E quindi, mentre lui si prepara e ci dice cosa si Io. sta suonando, io mi allontano e mi metto qui. Oh yeah. Però questo pezzo si chiama Macchia e l'ho scritto in un periodo insomma abbastanza particolare, in quanto partecipavo a tantissime manifestazioni, quindi contro il mondo del Berlusca, contro l'America che cominciava ad andare in guerra con l'Iraq e quindi diciamo era questa sorta di periodo di rivoluzione che sentivo nell'aria, in cui credevo. Adesso già non, sicuramente forse vedo in una maniera un po' più realistica, insomma, vedo che si fanno 3.000 manifestazioni, però alla fine è difficile proprio cambiare qualcosa. E all'epoca appunto mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua in questo senso. Quando anche mi confrontavo con le altre persone, io già temevo insomma tutta la farsa insomma dell'11 settembre e quant'altro, e quindi insomma mi trovavo un po' al di fuori del pensiero generale insomma, e facendo tutte queste manifestazioni in quel periodo insomma, che poi è un periodo bellissimo della mia vita, me lo ricordo con molto piacere, scrissi questo pezzo che si chiama Macchia. E appunto, macchia è quella cosa che trovi su una tovaglia, sul muro, quella cosa dici, ma che è quella cosa? Perché ci sta? E io ero fiero di essere quella macchia, quindi me ne fregavo altamente di quello che potessero pensare di me, perché io volevo avere quelle idee e nessuno doveva toccarmene. E quindi, insomma, questo pezzo parla fondamentalmente di un ragazzo sulla ventina che se ne sbatte di quello che pensano di lui, Chiaro. esatto. Va per la sua strada, insomma. Ok. Cioè, da premettere, questo è un pezzo con sonorità abbastanza toste, e quindi con l'acustica sicuramente non renderà, però ci provo. È un po' un'arrampicata sugli specchi. Traballa sul muro di argilla, scintilla senza.
sono macchia nel tuo bel quadro, sono macchia sul muro bianco, macchia, macchia, e non mi stanco. Commenti. Mi piace tanto il suono e anche il testo è bellissimo. Oh, confermo. Grazie mille. No, devo dire la verità, cioè il la chitarra e il giro che ha fatto sono bello figo. Bello, ci piace questi, quando Nino è fa questi commenti. questo è un altro complimento bello. Questo è il complimento che la prossima volta è vero. Fai la domanda, una volta sei in radio, me l'ho detto. È figo. Prima di ascoltare un'altra canzone Guido, voglio continuare, perché avrei qualche altra domandina da fare al nostro ospite, sempre di quella famosa rubrica, sai, quella che è iniziata un paio di ore fa. In realtà oggi non è, stiamo parlando del 30 di maggio, è già un mese che siamo qui in radio a fare domande a Guido, visto l'ansia che causa Francesca. Comunque, dicevi? Non mi rubare la scena. No, ma non siamo mai. Facciamo una colonna sonora per questa. La canzone di altri che avresti voluto scrivere tu. Wow, questo è proprio un domandone, quasi la Marzullo. Spettacolo questa. Mamma mia, questo è un domandone, anche perché è difficile raggrupparla un pezzo, capito? Quindi. Ma mi verrebbe in mente Highway to Hell degli AC/DC, oppure della discografia degli AC/DC, però in pratica penso di sì. Ne parlavamo giusto un po' No, perché se dici un pezzo in teoria tutta la discografia di... non vuoi dire un solo pezzo di AC/DC. Bravo, esatto, è la discografia allora intera, per questo vedi, così raggruppa un po' tutto quanto. Penso quello, sì. Adesso una base un po' più allegra, dai. Una chanson, dici? Sì. No, dico per la domanda, mi pare una base un po' più allegra. La cosa più divertente che ti è successa durante un live? È successo parecchio. Il bello di volare basso è quello, che succedono i più grossi imprevisti, dalla corrente che salta, ricordo, abbiamo preso senza fare nomi. Io parlavo proprio oggi con i colleghi perché fu proprio una cosa spettacolare. Stavamo in un locale che non dico dove, e dovevo fare un pezzo, non dico manco il pezzo, se no si capisce che bene. Comunque, praticamente il bassista non ci pensava minimamente. Parte questo pezzo e fa proprio con la testa bassa. Io in realtà stavo ancora presentando il pezzo. Gli altri non erano manco partiti. E il bassista da solo era partito. E noi abbiamo avuto una difficoltà assurda per cercare di comunicare al bassista che doveva staccarsi. Mi sentivo tipo Carlo Verdone a Viaggi di nozze quando fa la vicina al prete: stacca la spina. Stavamo quasi a quei livelli a dire al proprietario: stacca tutta cosa. E quella è stata una cosa che cacchio, anche perché poi cercavo di chiamerlo, lo chiamerò, come lo chiamiamo? Annibale. Gino. Chiamiamolo Gino. Gino, smettila lui. Gino. E invece richieste particolari? Richieste particolari, questa è stata bellissima. Stavamo suonando con Iene Grida, questo posso dire.
E stavamo in un locale che sta a Sessa Aurunca, il Teo, un grandissimo locale, anzi saluto Matteo, il proprietario, e stavamo facendo appunto la serata a Negrita. Arriva questa qui vestita da ape maia, gialla e nera, e fa: ma ci fate i messiche a nuvole? Fatelo, guarda, noi lasciamo Negrita. Appunto. Allora, ma go! Entrambi non hanno i capelli, cioè sono un po' velati, però come fai a scambiare Giuliano Palma? Cioè, che poi tra l'altro Messico e Nuvole non è nemmeno di Giuliano Palma. Sì, ma lei di sicuro, quella, se vai vestita così da ape maia, non lo sai nemmeno. Vai là perché pensi che Giuliano Palma ha fatto quel pezzo, non puoi andare sapendo chi l'ha fatto in realtà. Perché chi l'ha fatto? Non mi ricordo nemmeno io. Ianna, signora! Sto scherzando, madonna mia. Ero io in realtà la ragazza vestita da ape maia. Lo volevo dire. Ecco dove l'ho visto. Ho perso il pezzo, non fa niente, sta bene. Ciao Francesco, tutto bene. Ero io. No, bella come questa cosa di Messico e Nuvole. Sì, l'abbiamo raccontato non so quante volte, ma davvero spettacolo. Ora per l'ultima domanda invece mi serve una base un po' più ansiosa. Sì, ma è proprio l'ultima. Dove si vede Guido Fiorenza col progetto Anfibio fra un annetto? Tra un annetto? Allora, sicuramente con una registrazione di tutti i pezzi. E ci sta una collaborazione che sto facendo con l'associazione Ultrasuoni di San Giorgio a Cremano. Saluto Giorgio Sannino, e anzi oggi è il suo onomastico, quindi auguroni Giorgio. Auguri! E stiamo mettendo su insomma questa fase di registrazione, e dopo la registrazione sicuramente mettere su una band per fare questi pezzi. E il mio desiderio è più grande, perché poi la cosa principale è live. E anche la soddisfazione di poter far sentire insomma i miei brani non solo dal vivo, ma anche dando un supporto digitale, insomma. Sì. Quindi, e da lì tutto quello che ne seguo, quindi il canale YouTube, che in realtà tra poco insomma lo metterò già su, con alcune registrazioni passate, quelle che insomma avete fatto passare anche voi qui. E quindi sicuramente spero di tra un annetto di magari ci risentiamo. Devi tornare minimo quando registro, vi chiamo e torni qui per presentarci il lavoro. Sì, vogliamo ascoltare un altro pezzo di Guido, che dici? Attacca la videocamera, cosa ci suoni stavolta? Allora, questo pezzo si chiama Deserto, e parla di una fase che è un po' critica, soprattutto per noi ragazzini, cioè quando ero ragazzino, che hai detto così, quando per noi ragazzini, sì, una coscia, per noi ragazzi, perché ci sta una fase che appunto non siamo né carne né pesce, mentre per voi ragazzi è più facile, diciamoci la verità, cioè improvvisamente trovate questi ragazzi che vengono appresso, invece per noi ragazzi, cioè almeno io ho sofferto questa cosa proprio. Ero timidissimo, non parlavo con nessuno, ero proprio chiuso proprio in me stesso, e trovai appunto sfogo imparando a suonare la chitarra e cominciai subito a scrivere dei pezzi. Tra cui questo pezzo è uno dei miei primi pezzi proprio, quindi è vecchissimo, anche il testo è non mi ci ritrovo più tanto, però secondo me funziona, perché proprio è scritto da un ragazzo che sta vivendo un periodo particolare della sua vita, si trova chiuso in se stesso e dice: al momento mi faccio bastare questo, poi un domani vedo di abbattere queste barriere che mi sono creato da solo. Però posso dire, come la batteria della macchina, sai, che metti in moto e si autoricarica, diciamo, anda in questo senso. Però al tempo stesso riconoscevo insomma di stare da solo, quindi il titolo già dice abbastanza, che si chiama Deserto. Magari non ve la faccio tutto, perché questa è un po' lunghetta, quindi alla fine che invecchiate, torniamo al discorso di prima. Oh yeah. Soffia il vento dentro me, orizzonti, confini di sabbia, città troppo lontane, sto
sprofondando nel mio metro quadrato. Così facciamo una cosa a puntate. Ma era parecchio più lunga. Abbastanza. Anche perché poi questo pezzo poi ci sta una parte finale che c'è un solo abbastanza lungo. E quindi da solo con l'acustica. Dopo un po' avrebbero detto, beh sì, ma che stai a fare? Quindi come potete più o meno vedere, insomma, gioco molto anche sui bassi, con avendo scritto da solo, sempre con la chitarra acustica, ho sempre giocato su, non semplicemente sull'accordo che finisce ta ta ta, ma andando più che altro su sfumature che possono essere sui bassi. E poi una cosa che a me gasa particolarmente è l'assolone di chitarra, quindi ho sempre dato molto spazio ai chitarristi o al chitarrista, quindi in ogni pezzo, anche prima avete fatto sentire Madrenalina, ci sta tutta una fase dove addirittura ci sta l'assolo di armonica mio, ci stava solo di chitarra e poi sta addirittura un fraseggio del bassista, si ferma tutto quanto. Quindi insomma ho sempre puntato molto anche sugli assoli. Gli assoli. Visto che tu alla fine sei emergentissimo, possiamo dire, no? Secondo te qual è il limite più grande per un musicista in Campania? Che può trovare in Campania? Che forse non ci sono tante strutture che accolgono a braccia aperte inediti. E anzi, gli amici di Picking Up di appunto Daniele e Sasà, che salutiamo per l'ennesima volta, sono davvero dei grandi perché hanno intrapreso questa battaglia, quindi sponsorizzare band che fanno inediti contro un mercato che ormai parla solo di tribute band. Infatti io adoro i Negrita, li faccio con piacere, però è uno dei modi anche per stare in giro e suonare, che se volessi suonare con solo col progetto mio inedito avrei particolari difficoltà. Mentre già vedo la realtà di Roma, lavorando a Roma, che è già un po' diverso. Diversa. Avendo molti parenti al nord Italia, la situazione è ancora più diversa, quindi purtroppo qui al sud questo è un po' il problema. E al di là di quello è anche la questione, secondo me, anche culturale. Non che Roma sia molto più avanti, più o meno le difficoltà sono le stesse, solo che Roma ha tantissimi locali in più, e quindi diciamo c'è più scelta, diciamo, qua sono, ne abbiamo di meno. Quei pochi che fanno musica dal vivo puntano sulle tribute, le 500 tribute di Rigabue, le 600 di Vasco Rossi, e quindi insomma quello è più che il mercato. Quando vai a chiedere e fai musica inedita, qualcuno pure fa, ah, è Caboriccio. Non vi dico, quando io mi proponevo come one man band, qualcuno a volte ha capito guarda ma bella, cioè perché io faccio il mio oggetto, si chiama guarda ma bella, è molto fine, come bello, mi piace. Io fa un progetto che chiama guarda ma bella, no, deciso. Sì. Gli hai dato l'idea, bellissimo, non suo, mi presento e non suono, ti accompagno con te e poi di crowdfunding, così faccio. Hai qualche domanda tu? Poi dicono che sembra che lo conduca da solo il programma.
No, io prima sentivo di una sua piccola avventura. Doveva suonare in un locale e si è trovato a suonare per strada. Sì. Io volevo sapere, hai avuto altre esperienze nel dover portare la tua musica per strada, e se questa idea di one man band ho avuto paura di sbagliare. One of my bell può entrare in stretto contatto con il pubblico proprio per strada, cioè magari dove c'è, non ci sono queste barriere, sai, le persone vengono attratte dalla tua musica, non come nel locale che si trovano lì per caso perché si bevono una birra e danno, diciamo, molte volte anche fastidio quando sì. uno suona. Guarda, mi sono trovato a suonare all'aperto appunto con la vecchia band Neurotic, e noi praticamente nel locale facevamo le cover, poi all'aperto concorsi per il comune, diciamo, quindi all'aperto facciamo solo pezzi, questi qua, i pezzi miei. Sì. Quindi questa cosa, diciamo, già l'avevo vissuta, però proprio per strada effettivamente non, diciamo, da artista di strada a tutti gli effetti mi è capitata appunto la settimana scorsa, ed era per me la prima volta, con tutto che era nei miei programmi, però diciamo non pensavo di portare i pezzi miei, e come hai detto te, insomma, è stata una bella emozione, perché comunque nel locale senti che alla fine la gente si sta lì, però fondamentalmente sta lì a mangiare il panino. Non ci sta la cultura del concerto, che la gente viene lì, magari si fa pure 10 birre, però viene lì perché deve saltare, deve cantare i pezzi che stai cantando. È diversa l'atmosfera del locale, mentre per strada è vero che è stata una sfida molto, molto tosta che hanno intrapreso i Picking Up, quello di addirittura portare gli inediti per strada. Però diciamo quelle persone che si sono fermate mi hanno dato molto di più rispetto a tante persone che nel locale magari stanno a gridare il pezzo che sto cantando, di appunto, non so, magari Denegrita, oppure che magari sto a un periodo che ho fatto anche Ligabue, insomma, quindi io sto a cantare il testo, parole di un'altra persona, quindi fino a un certo punto mi possono emozionare, mi posso emozionare che forse di quello che stiamo riuscendo noi come band a trasmettere al pubblico, magari con l'energia sul palco. Infatti cerco sempre di sbattermi come un animale, non so se è una cosa positiva o negativa o come riesci, insomma. Per questo, se dovessi tornare a fare pezzi miei anche all'aperto, magari su un palco come facevo in passato, sarebbe appunto 100 volte la proporzione rispetto a una serata in un locale. Quello che ho vissuto per strada, sì, è stato fortissimo, perché il legame che è più difficile crearlo, però se lo crei anche con quelle poche persone è molto forte, perché quando capiscono che stai facendo dei pezzi tuoi, soprattutto tornando al discorso di prima in italiano, vedi che le persone al di là della musica si soffermano molto sulle parole, e quindi sai che il tuo messaggio sta arrivando, sì. Nel bene o nel male sta arrivando, e quella è la cosa grandiosa, la cosa più importante, è vero. Prima di tornare per sentire un altro pezzo, per chiedere altre informazioni utili a Guido, quindi per fare il nostro rush finale, noi mandiamo un bel pezzo dei nostri amici rockabilly dalla Sicilia, i Marilù. Ci sentiamo Jenny. Mandiamo Jenny e torniamo tra poco con Guido Fiorenza, a.k.a. Anfibio. Oh.
tornati per questa parte finale di Indifferenti su www.radiobaiano.it. Siamo con Anfibio, ci siamo io e Nino e siamo pronti per il penultimo pezzo live, che vi ricordo sarà messo sul nostro canale YouTube alla sezione live, ma potete anche trovare sul canale YouTube di Anfibio. Potete trovare fra un paio di giorni. Io prometto, visto che questo fine settimana non ci sarò, cercherò di far uscire tutti i video entro domani in mattinata, perché questo fine settimana non ci sono e quindi Guarda ma bella! Devo anticipare il mio lavoro, spero che il mio PC mi regga il lavoro di stanotte. E anche l'intera puntata di stasera, in realtà sarà messa in replica domani alle 15, quindi se vi sintonizzate domani alle 15 su www.radiobaiano.it potrete trovare la replica di stasera, però in realtà io domani mattina già ve la faccio trovare su YouTube, quindi ve la andate ad ascoltare direttamente lì. Alla grandissima. Cosa ci suoni questa volta? Allora, quello che avete passato prima, ossia Ombre, questa è appunto una versione un po' particolare, essendo da solo, visto che prima avete sentito sta una batteria, due chitarre, e questa è più in versione One Man Band, insomma, One Man Band, quindi con la armonica e chitarra. E questo brano parla un po' di tutte le... i personaggi, le persone che insomma ci, diciamo, le comparse della nostra vita, che però sono importanti per lo show finale, insomma, quindi persone che apparentemente sembrano poco influenti per quello che ci capita, quello che viviamo, e poi invece a distanza di anni pensiamo, cacchio, però quella persona è stata davvero importante per me, se non ci fosse stata quella persona, quella parola, probabilmente quella strada non l'avrei manco presa. E quindi diciamo una sorta di omaggio a queste persone che appunto sembra che vivano nell'ombra, perché non sono sotto i riflettori, sia nel bene che nel male, perché questa canzone parla anche delle persone che nell'ombra cercano di metterti lo sgambetto, insomma, quindi in questo senso vado. Sono ombre che ti deviano, senza forma ti spiano, dietro tutto se la ridono, poi nel buio muoiono, ombre che scappano via lontane in un presente ormai cambiato, altre che vorresti rivedere, altre che vorresti raggiungere. Senza respiro dentro ad un sogno morire solo al mio, sul mio risveglio. Ombre che sono quel che sei stato, altre che ti aiutano, senza apparire ti salvano. Ombre come sogni muoiono quando nella realtà ritorni. Thank you.
Gracias. Nino, commenti, commenti. One of my bell. Questa cosa me la porterò dietro ormai. Ma qua ci voleva, cioè il One of my bell ci voleva. Prima di chiudere con un altro sì. pezzo suonato live dal bravissimo Anfibio, che vogliamo ringraziare per essere stato qui, per averci fatto sentire questi bellissimi pezzi. Grazie a voi. Per essere stato così simpatico e così interessante. Diciamo ai nostri radioascoltatori dove è possibile seguirti, sì. dove prossime date live, dove è possibile ascoltare qualche tua canzone volendo, tutte queste informazioni sì. utili. Sicuramente, allora su Facebook è facile, se vi ricordate lo scarpone oppure avete capito insomma è la bestia nello scarpone, ma se cercate Anfibio trovate questa iconcina verde con questa faccia con gli occhiali da solo io, così che è presa da un live, quindi basta scrivete Anfibio, mi beccate facilmente e lì insomma avrete tutte le informazioni sia magari del lavoro che sto per intraprendere grazie all'associazione Ultrasuoni a San Giorgio, quindi con la registrazione di questo lavoro, sia la scrittura di nuove canzoni e soprattutto degli eventi, quindi le date live che farò e sicuramente visto che ho questa grande collaborazione con Sasà e con Daniele, quindi anche attraverso Picking Up vi consiglio di seguire anche la pagina di Picking Up. Sono due bravi guaglioni che stanno facendo davvero una grossa battaglia e li sostengo alla grandissima. Quindi su Facebook tranquillamente Anfibio, stessa cosa vale per YouTube, tra pochissimo insomma caricherò anche questi video, questa splendida parentesi fatta qui da voi e presto verranno messi anche i brani registrati in passato con la speranza di mettere le nuove registrazioni. Quindi sia sul canale YouTube che su Facebook basta cercare Anfibio. Ottimo. E qual è il modo migliore per chiudere questa puntata secondo te? Noi i nostri appuntamenti li annunciamo. Ah, dobbiamo annunciare i nostri appuntamenti. Ma io perché voglio lasciare tutto lo spazio all'ospite, quindi a volte mi dimentico di noi. Insomma, poi dopo non ci sentono più. Quasi una cosa scaramantica. Voglio ricordare che martedì ritorneremo alle 8 con Francesca Fariello e giovedì da sola perché il mio amico Nino mi ha appena annunciato che giovedì non c'è e sarò, ragazzi, sarò con il bravissimo Gerardo Attanasio. Mercoledì parto, ragazzi, torno lunedì e ti perderai questa mia bella intervista con Gerardo. Però ti sento, giuro che ti sento. Ma dove te ne vai di bello? A Napoli torno lunedì. anzi, impegni lavorativi. E poi voglio anche dire che noi cominceremo maggio con Luca Rossi. Ciao Luca. Questo bravissimo suonatore di Tamorra che ha suonato anche con Eugenio Bennato, bravissimo. Dobbiamo ricordarlo. Però adesso basta ricordare gli altri. Basta ricordare gli altri, concentriamoci su Guido, su Anfibio ed ascoltiamoci quest'ultimo suo brano con cui chiudiamo questa fantastica puntata di Indifferenti. Ok, questo è Madrenalina che prima avete piazzato in radio e parla appunto dell'energia che abbiamo ognuno di noi, anche se nascosta in alcuni, ognuno di noi ha questa energia che ci permette di fare tante cose, di progettare anche al futuro, di in alcuni casi anche di guardare alla giornata, soprattutto però quell'energia che ci permette di fare le cose, quindi per questo in realtà il brano si chiamava Adrenalina, questo è un piccolo... una piccola chicca, il brano si chiamava Adrenalina, proprio con problemi di SIAE dissero che questo brano già esisteva, a nome sempre mio, Adrenalina, quindi ho dovuto cambiare il titolo e quindi ho aggiunto una M e quindi ho fatto diventare la madre di tutte le adrenaline, quindi Madrenalina. Cara, SIAE siete proprio di fissacchiotti, cioè fatelo di. Eh sì, diciamo. Questo
Però non, gli fa... non possiamo chiudere senza la domanda. Ah, è vero, la domanda fatidica, ma la mia rubrica ti ha messo ansia. No, a me piace ricevere domande, soprattutto perché ho fatto una scuola quando non sapevo mai le risposte, quindi quando so che in teoria la risposta la so, sto sciolto, quindi... Ho vinto! Ha barato però! Perché? Perché ha detto che ha fatto una scuola per parlare, cioè lo sapeva. No, Francesco, sapeva... Comunque... Accetta questa durante in questa sì, però la domanda che gli dovevi fare dell'ansia non l'hai fatta completa, quindi in teoria è una mezza vittoria. Comunque essere fatto del nome della band. Sì. Quindi in teoria quando siamo 8 a 3 stavamo, siamo 8 a 4. Cioè, quindi... Però ha contribuito alla mia risalita. Sì, gol della bandiera. Le scommesse. A quanto sei quotato? A zero. Ormai chi è Francesca porta l'ansia l'abbiamo ritirato dal... non si può più giocare. Il punto è questo. Alcune volte, ma vediamo martedì... Vedremo con Francesca cosa dirà, che tra l'altro ha pure il mio stesso nome. Quindi devo cambiare l'introduzione, non sembra che ce la piglia male con questa povera ragazza. Saluto, che poi conosco Francesca Farello. Salutiamola, salutiamo. L'accoglieremo bene. Io voglio ancora ringraziare Guido. Io prometto che mi comporterò bene. Sì, perché lui appena vede una donna, proprio... Ma l'ho detto, non ci sta. No, lui giovedì non c'è, ma è martedì come... ha cambiato tutti gli appuntamenti, li ha anticipati, secondo me. Vogliamo ringraziare ancora Guido per essere stato qua in questa fantastica puntata di oggi. Io ringrazio voi ragazzi e i ragazzi del Picking Up che mi hanno messo in contatto con Salutiamo voi. Salutiamo sempre Daniele, onnipresente. E noi ci salutiamo con il nostro spot, ricordiamo la replica di domani alle 15 su www.radiobaiano.it e il podcast su YouTube insieme a questi bei quattro guido di video. Come incolla. Questi bei quattro guido di video. Ciao a tutti. Ciao a tutti guidi. Ciao. Questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano.
lungo fa